di adesso avviarsi verso il centro della pista e fare quello che è il suo esordio stagionale. Come abbiamo detto, per molti atleti il Gran Premio d'Italia rappresenta la prima uscita In pista, e Alberto non fa Alberto eccezione, Vanna. per cui siamo pronti a vedere il suo programma corto. Doppio Axel. Rispetto alle donne, i maschi hanno anche loro l'Axel come elemento obbligatorio. Normalmente quelli più forti lo eseguono triplo, perché hanno la possibilità di eseguirlo doppio o triplo. Triplo Lutz e triplo Tolup. Cade la combinazione sul secondo salto. Cade anche il loop, purtroppo, e anche qui si ripete. Come vedete, c'è una combinazione da eseguire, c'è un salto triplo e poi le tre trottole, anche per loro una combinata, una in una posizione unica e una saltata. Questa è la combinata che stiamo vedendo con la pride finale, i tre elementi di salto, l'axel, la combinazione, il salto triplo e poi la sequenza di passi. Questa è l'altra trottola, la quella in posizione angelo, cambia il piede e resta sempre in angelo. E qui c'è la partenza della sequenza di passi. Trottola saltata, flying sit, e scende nella seconda variazione che è la sit back. Un po' di errori in questo Joker. Eh sì, quindi Alberto, insomma, si sapeva, ha un bagaglio tecnico inferiore rispetto agli avversari. Certamente l'auspicio comunque era quello di portare a casa un programma un filo più pulito di quanto non sia riuscito. Sì, assolutamente, lui non mirava a grandissimi salti quadrupli, però un programma pulito l'ho visto pattinare nei giorni scorsi più volte. Oggi non la giornata favorita, la giornata buona, ma come abbiamo detto prima, un conto è pattinare un allenamento senza questa pressione, che è veramente una pressione da gara. Un conto è ritrovarsi invece a luci pienamente accese, una giuria schierata, che forse fa ancora più effetto perché sono praticamente le uniche persone dentro allo stadio, che insomma toglie un po' della concentrazione. Bisogna essere capaci di stare nella propria bolla e isolarsi bene. In certamente, questo caso lui ha perso un po' di concentrazione. Certamente la gestione della pressione è, tra l'altro, no, una delle più grandi capacità, uno dei distinguo, no, tra i fuoriclasse ai più alti livelli. Inevitabile pensare che giochi un ruolo importante, soprattutto poi, come giustamente ricordavi, ci si trova in quelle che sono le primissime uscite stagionali, questa addirittura la prima per lui, per cui anche con un programma
insomma, che vive, no, di prove, di un percorso che è cominciato ma non è ancora definito, qualche incertezza o qualche rallentamento, sì, è anche da mettere in conto. È anche un programma nuovo da collaudare, coreografato in casa, ci ha messo molto Andrei Otarek nella costruzione di questo programma, e anche i programmi si vedono in allenamento, ma poi è nel momento di gara che veramente si può capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza e riuscire poi mano a mano a migliorare gli aspetti anche coreografici, per cui sicuramente gli servirà molto questa esperienza e riuscirà a, io spero, a mettere a posto appunto alcune particolari. Anche perché, ce lo ricordi, i lavori sui programmi davvero non finiscono mai. Mai. Perché arrivi fino a, no, alle ultime uscite stagionali e stai ancora lavorando per cercare di migliorarlo, sì, e ritoccarlo il più possibile. Per cui qua discute, chiacchiera, insomma, con Ondra, evidentemente, esatto, vediamo che Ondra va, probabilmente torna su alcuni elementi del programma, qualcosa che è mancato. E qui il punteggio, 50.70 punti. Punteggio per Alberto Manzi. Sì, tecnico parecchio basso, ovviamente, sì. Deduction 2. L'atleta si trova attualmente in prima posizione. Cerca di tirarlo un po' su Ondra, insomma.